Sul lungomare di Pescara, l'ex ENFAP nel degrado, casa di senza tetto e disperati, la denuncia di Marco Forconi, che si fa portavoce dei residenti. Forconi, esponente di Fratelli d'Italia, si rivolge in particolare al comune di Pescara affinché la situazione venga sanata una volta per tutte, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva, visto che la struttura insiste sul lungomare. Nonostante lo sgombero di circa un anno fa, spiega Marco Forconi, la situazione all'interno e all'esterno dello stabile non solo è immutata, ma è addirittura peggiorata. Sì, purtroppo a distanza di quasi un anno, da aprile 2018, la situazione non è rimasta soltanto immutata, ma se vogliamo è addirittura peggiorata. Come possiamo vedere, ci sono rifiuti ovunque, qualsiasi tipo di rifiuto, siringhe, vestiti sporchi, cibo avariato, faldoni, documenti lasciati alla mercé di chiunque, con all'interno anche dati immagino sensibili. Ma soprattutto la cosa più grave è che ci sono anche delle persone all'interno di queste strutture che alloggiano in maniera permanente anche durante il giorno. E questo crea un gravissimo pericolo anche per l'incolumità pubblica, per l'igiene pubblica. Siamo a distanza di pochi metri dalla riviera, non siamo nella periferia di Pescara, quindi non oso immaginare cosa possa accadere qui durante la stagione estiva, qualora i turisti dovessero decidere di entrare qui all'interno di questa zona. Che tra l'altro avete anche fatto bene a farlo notare, è aperto in più punti, quindi è facilmente fruibile. Lei ha parlato di situazione di degrado e anche di casa per senza tetto, tossicodipendenti, prostituzione. Sì, purtroppo qui è necessaria una messa in sicurezza di quest'area. Adesso sarà il comune, insomma, che dovrà adempiere a questo atto. E soprattutto è uno sgombero che riesca un po' a dare almeno una ripulita. Insomma, secondo Forconi, una vera e propria bomba sociale pronta ad esplodere. Noi siamo entrati dentro alla struttura fatiscente e vi abbiamo incontrato un cittadino senegalese che dorme e vive qui con altre persone. Ma tu vivi qui? E come fai a vivere qui? Perché sono nella strada. Ma non hai, non Non ho puoi. niente. Quindi in quanti dormite qui, In due. scusami? Siete tutte e due senegalesi, Sì. ma ci sono anche altre persone che dormono qui, negli altri locali. Provo ad andare a vedere. Noi siamo qua, noi due. Da quanto tempo stai qui? E Da 20 anni sono in Italia. non vuoi tornare in Senegal? Ma come tornare in Senegal? A fare che cosa? Dopo 20 anni che ho perso qua. Ma tu prima lavoravi? Stavo lavorando tutto, sono Che ingegnere. facevi? Che lavoro Lavoravo in facevi? fabbrica, lavoravo dappertutto. Storie di degrado proprio di fronte ai locali della Movida Pescarese.